Ma io non vi devo guardare più. Io non vi devo guardare più, ragazzi. Io questi qui non li devo guardare più. Non li devo guardare più. Mamma mia, Gesù Cristo! Gesù Cristo! Gesù Cristo! Ti prego, fai finire questa stagione perché non me la voglio vedere più. Non me la voglio vedere più. Non me la voglio vedere più. Ogni partita ci devono far intossicare. Ogni partita è sempre sofferenza. Sempre sofferenza! 1-1 col Cagliari! 1-1 col Cagliari! Ma vi rendete conto 1-1 col Cagliari? Che ha meritato il pareggio! 1-1 col Cagliari! 1-1 col Cagliari! Raga, ma siete seri? 1-1 col Cagliari! 1-1 col Cagliari! Ha segnato l'uomo, questo non segnava da 4 mesi! Non segnava da 4 mesi! Ha aspettato a noi, ha aspettato! E ha aspettato anche quanti. Mamma mia, Juan Jesus! Ha scagato dal vaso pure Juan Jesus! Ha scagato dal vaso pure Juan Jesus! Mamma mia, Juan Jesus! Ma tu stavi giocando così bene in queste partite! Mi scaghi all'ultimo, mi scaghi! È vero che il Napoli non ce la faceva più a reggere. Sapete anche impegni in Champions, quindi ci sta che stai con meno energie. Però porca puttana, ragazzi, non è possibile! Non è possibile, 96. Mamma! Io non ce la faccio più, ragazzi! Io non ce la faccio più! Io non ce la faccio più, ragazzi! Ogni partita sempre sofferenza! Sempre sofferenza! E ogni volta mi dovete sempre fare intossicare! Sempre! 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 Anche col Cagliari! Che ha meritato il pareggio! Ha meritato il Cagliari! Ha giocato anche meglio di noi! Ha giocato anche meglio di noi il Cagliari! Una delle squadre più scarse a livello di rosa. Mamma mia, ragazzi, mi fate schifo, mi fate. Io non lo so che devo fare, ragazzi. Oltre a non guardare più le partite, non so che cazzo devo fare. Io non so che cazzo devo fare, ragazzi. Ogni volta non so cosa devo fare. Non so che cazzo devo fare. Volete che vi parli della partita? Ma che devo parlare, ragazzi? Ma di che cosa devo parlare? Primo tempo pietoso. Primo tempo pietoso. Primo tempo schifosissimo. Ha giocato meglio il Cagliari. Non aveva avuto un'occasione con Raspadori parata di Scuffette. Poi facciamo qualcosina nel secondo tempo. Troviamo il gol con Raspadori che ruba palla a Agudelo. E fa l'assist per Osimhen. Poi il Cagliari reagisce. Reagisce. Poi noi al 90esimo, nei minuti di recupero, abbiamo avuto tre occasioni. Abbiamo avuto tre occasioni, due colossali, con Politano e Simeone, con Lindstrom liberissimo. Che cosa fanno Politano e Simeone? Preferiscono calciare e non trovano la porta. Poi Lobotka, la posizione quasi impossibile, ci prova, ma non trova la porta. Contro la porta. E poi arriva il lancio lungo di Dossena. Dossena, Dessena, adesso non ricordo, Dossena, Dossena, mamma mia, ragazzi, quello in tutta la sua vita non ha fatto un lancio lungo, non ha mai battuto una rimessa laterale, non ha mai battuto un manco a calcetto faceva queste cose, manco a calcetto lancio lungo così. Trova l'Ovumbo, cappellata di Juan Jesus, se ne approfitta l'Ovumbo, che dopo il gol non ne poteva più. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, io non vi devo guardare più, ragazzi, basta, io non vi devo guardare più. Ma abbiamo il Sassuolo e la Juventus. Con Sassuolo, ragazzi, visto che quest'anno non ci facciamo mai mancare niente, non vinceremo con Sassuolo. Tra l'altro, anche esonerato Dionisi, chi sarà il prossimo allenatore? E poi avremo la Juventus. Con la Juventus perderemo 2-3-0, perderemo. Non c'è niente da fare, ragazzi. Non c'è niente da fare.
Non c'è niente da fare, ragazzi. Non c'è niente da fare. Io vorrei sapere una cosa da Calzona. Calzona, senti. Senti. Tu dici che a te non importa. A te non importa, non te ne frega niente dei nomi dei calciatori, non te ne frega niente dei nomi. A me mi interessa solo chi fa bene in campo. Allora, oggi c'erano Zielinski che camminava. Zielinski non lo devo più vedere. Ragazzi, Zielinski non deve più giocare perché ha la testa a Milano. E chi c'ha la testa da un'altra parte non deve giocare. Mamma mia, cazzo, anche tu non ci arrivi. Mamma mia, ma qualcuno, qualche allenatore può capire che Zielinski non deve più giocare. Che guarda che ha fatto così così. Raspadori che oltre all'assist e l'occasione del primo tempo non è che avesse fatto chissà che. Però i cambi, c'è Politano per qua. Entra Cajuste, ma tu c'hai Traoré, metti Cajuste. Metti per essere ancora più difensivo. Vabbè ragazzi, io non vado più avanti. Che devo dire? Che devo aggiungere? Io già tanto che stavo male, adesso mi sono un po' ripreso, adesso con sto pareggio. Ma neanche con la vittoria, adesso col pareggio. Mamma mia. Veramente non se ne può più, ragazzi. Non se ne può più. Non se ne può più. Non se ne può più, ragazzi. Onore al Cagliari comunque. Onore al Cagliari. Ha meritato il pareggio. Niente da dire. Niente da dire. Per quanto riguarda il Napoli, andatevela a fare in culo. Tutti quanti ve ne dovete andare a fare in culo. Tutti, dal primo all'ultimo. Dal primo all'ultimo ve ne dovete andare a fare in culo. Avete rotto i coglioni ogni volta. Avete rotto il cazzo ogni volta. Veramente non vi sopporto più. Non vi sopporto più. Basta. Non vi sopporto più. Mi sopporto più. Oggi avete superato il limite, avete superato ogni cazzo di limite. Ora col Sassuolo vi vedete che cazzo fate. Tanto so già come finirà col Sassuolo. Non farete 3 punti. Non farete manco un punto, non farete. Io vado, ragazzi. Auguro una buona domenica a tutti. E non so se me la sentirò di fare il post partita di Sassuolo Napoli, perché dopo questa partita, ragazzi, non ne voglio più sapere di sta squadra. Fino a fine stagione. Veramente non se ne può più. Ciao ragazzi, buona domenica a tutti. Cosa ne pensate di questa partita? Scrivetelo nei commenti e fatemi sapere. Ciao ragazzi.